nastro del cielo. Quando creatività e passione abbracciano tradizioni e spirito natalizio, nascono capolavori, come il presepe artistico di San Filippo sul Cesano, frazione di Mondavio, uno dei borghi più belli d'Italia, diventato ormai tra i più apprezzati della regione. A realizzarlo, come sempre, l'associazione San Filippo nel Mondo, con il contributo di tanti volontari, la collaborazione della Proloco, il patrocinio del Comune e il contributo del Banco Marchigiano. L'inaugurazione è avvenuta domenica pomeriggio. Un percorso di 200 metri in un'area verde di ben 1000 metri quadrati. Personaggi a grandezza naturale, attrezzi della civiltà contadina, ambientazioni curate nei minimi dettagli per una visita accompagnata da musiche natalizie coinvolgenti ed emozionanti. Tante conferme e altrettante novità. Il visitatore è proiettato all'interno di un affascinante borgo circondato da antiche mura. Lungo il percorso, tra ponticelli, un ruscello, luci diffuse, pastori, animali, si incontrano artigiani, tra cui anche chi lavora la terracotta, il fabbro, la lavandaia, e proseguendo la cantina, il forno, il macellaio, l'ortolano e la stalla, e tanti altri ambienti e personaggi, tutti realizzati in legno. Non mancano il mulino, tosapecore, il maniscalco, il falegname. Come sempre brilla la natività, rinnovata anche quest'anno. Una tradizione antica che comprende creatività e aggregazione, tanto da coinvolgere molti volontari e abitanti del piccolo centro e non solo. Ogni anno sempre di più che contribuiscono all'allestimento con materiali di un tempo ormai quasi completamente scomparsi. Per realizzare il presepe siamo partiti oltre un mese fa, ha spiegato il presidente Mirko Serfilippi insieme ai ragazzi dell'associazione. Cercheremo di sorprendere e soprattutto di regalare emozioni ai visitatori che verranno a trovarci. Il presepe artistico, che sarà visibile per tutto il periodo delle festività, è una delle iniziative del Natale che non ti aspetti, l'evento organizzato dalle Proloco di Pesaro e Urbino.